Purtroppo devo interrompere brevemente il flusso di documentari e di approfondimenti che su questo canale state trovando con costanza per raccontarvi di un fatto molto spiacevole che è successo pochi giorni fa. Un fatto spiacevole avvenuto in un contesto molto bello, in una cornice fantastica. Ero infatti questo weekend al Fara Noir, una manifestazione organizzata dal comune di Fara in Sabina, che è di fatto un festival di autori e autrici di libri gialli, romanzi, saggi e insomma tutto ciò che ha a che fare col mondo del crimine, se volete. Una bella manifestazione a cui sono stato invitato, non per partecipare, io non sono un autore né di saggi né di gialli, ma mi è stato chiesto di realizzare delle riprese per poi costruire un reportage di ciò che è avvenuto in questi giorni a Fara in Sabina, in provincia di Rieti. E così ho fatto, armato di videocamera, mi sono recato sul posto e ho ripreso quanto avvenuto, in tutta tranquillità, sino alla fine della seconda giornata, quindi di domenica 25 giugno, quando era prevista la presentazione congiunta di due libri, uno a me sconosciuto, sia il libro che il suo autore, l'altro invece di mia conoscenza, perché è questo libro qua, scritto da Roberta Bruzzone insieme a Laura Marinaro. Il libro si chiama Iara, autopsia di un'indagine, edito dalla casa editrice Mursia. Un libro che io ho letto e che peraltro ero interessato a vederlo presentato perché avevo alcune domande da fare su ciò che è contenuto all'interno di questo libro. Però quando è arrivato il momento di questa presentazione, io mi sono messo seduto nelle sedie di fronte al palco come avevo fatto fino a quel momento e con la mia videocamera, ve lo ricordo, ero lì proprio per quello, su richiesta della stessa organizzazione, è successo qualcosa di inaudito, nel senso che fino a quel momento non era mai successo. Quello che è successo ve lo mostro adesso. Ok, allora io chiedo per cortesia di spegnere quella macchina fotografica perché non sono autorizzata a ripresa di questa presentazione, come ho già avuto modo di dire, grazie. Allora, dato che io sono direttore scientifico della manifestazione... E io sono Fabio Mondadori e ti chiedo per cortesia di spegnere quella macchina fotografica, altrimenti la presentazione si ferma qua. E allora si ferma qua la presentazione, perché era un accordo che tutta la manifestazione sarebbe stata fatta dal... Questa presentazione non può essere ripresa. Oh no, qui a nessuna rappresentazione può essere ripresa. Abbiate pazienza, compresa quella di prima. No, forse non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. No, non ci siamo proprio capiti. No, non ci siamo capiti. Non ci siamo proprio capiti. Non ci siamo capiti. Questo signore, che si chiama Fabio Mondadori dell'associazione CRIU, cioè Creative Writers Italia, quello che è sceso dal palco, sosteneva che la presentazione non poteva essere filmata e questo per richiesta esplicita della casa editrice Mursia, e questo però lo vedremo dopo. Il signore scende dal palco e mette le mani sulla mia videocamera, rischiando anche di danneggiarla, di danneggiare il cavalletto e quindi di rovinare le mie cose. Tra l'altro la mia videocamera era solo uno dei dispositivi che in quel momento stava riprendendo la scena, quindi in realtà evidentemente non in assoluto quella presentazione non poteva essere ripresa, ma riguardava forse solo la mia videocamera, proprio quella lì, la mia, non i cellulari di quelli che accanto a me stavano filmando la stessa cosa. Ma andiamo avanti. Io ho un dovere nei confronti degli ospiti, tu non riprendi nulla. No, io riprendo quello che voglio perché ho il mio diritto. Questo è un luogo pubblico e riprendiamo quello che ci pare. Se non vi va bene, non si fa. No, non vi va bene. La legge dice questo. Allora non la fate, dice la legge. Secondo, questa manifestazione è stata finanziata con il duplice scopo delle presentazioni e della ripresa da mettere poi su internet. Okay. Quindi abbiate pazienza. No, non ho pazienza. Allora ho capito, però. Questa è prevaricazione, no, ok? No, non è prevaricazione. È prevaricazione. Questa... E tu sei maleducato. Allora. Una roba da matti. Incredibile. Eh? Una roba da matti. Io sono maleducato? Beh, sì. Può anche alzarsi e andare. Prego. Può anche alzarsi e andare. No, non sto scherzando. Allora, questo è un luogo pubblico, una manifestazione. Questo è un luogo pubblico, ma non si. Allora, Mursia non autorizza a riprendere questa cosa. E allora se ne va. Mursia, chi se ne va? Fa la presentazione. No, Mursia fa la presentazione perché sta invitata. No, assolutamente. Questa è un'organizzazione del comune ed è un evento pubblico. Sì, ed è un evento pubblico, ma se questa roba. Allora, facciamo così: se questa roba qua viene pubblicata.
poi ve la vedete voi. No, no, questo è il luogo pubblico, questa e verrà pubblicata da tutte le parti. O perché non vogliamo che ci si facciano delle domande? Laura, mi spiace, se tu vuoi continuare a parlare, no, parla. Se però non che si fanno delle domande imbarazzanti? No, non vanno fatte domande imbarazzanti. Allora, se a Murcia non gli va bene, se non fanno la presentazione. Certo. Questa l'ha organizzata il comune di Fara Sabina ed è un luogo pubblico. Esatto. Quindi se non vi va bene, non fate la presentazione. Esatto. Che verrà fatta e verrà resa pubblica, perché lo consente la legge. Certo. Mi sono spiegato? Quindi quella è prepotenza, dire voi non fate le riprese. Ma quando mai? Vabbè. È così. Sono stati pagati pure dei biglietti ferroviari per fare anche le riprese che poi sarebbero andati nel documentario e non sono state rispettate le regole. Questo è quello che è successo. Ed è un evento pubblico organizzato dal comune di cui io sono il direttore scientifico. Ma stiamo scherzando, io non sapevo che la Murcia non voleva far fare riprese. Questo è, se vi va bene, se poi ci sono delle cose che non volete che vengano chieste, io sto presentando un libro. Perfetto, okay. Allora, non volete che vi facciamo delle domande con cose imbarazzanti? Allora va bene, interrompiamo la ripresa e pubblichiamo solamente il fatto che su un libro non si possono fare domande imbarazzanti, cosa che qua ho fatto decine di presentazioni. Appunto. Con tutte le domande che vogliono. Perfetto, allora perché qua no? Se uno vuole il libro, no, le riprese no, ma il libro, cioè uno prende il libro, se lo vuole se lo compra, se non vuole non se lo compra. Facciamo le riprese così, cioè, se poi uno non sa rispondere si capisce che c'è qualche problema. Allora qual è il problema? Sul libro che ho scritto io. Allora qual è il problema? Che avete paura e facciamo la domanda? Io non l'ho vista al processo lei, però nemmeno l'altro, non l'ho vista al processo. No. Personalmente non ho compreso l'attinenza dell'essere stati o meno presenti al processo. Comunque da questo momento la presentazione doppia ha inizio e io, continuando a riprendere, mi aspetto alla fine della presentazione di poter quindi porre queste benedette domande che mi ero segnato di voler fare. Però quello che succede alla fine della presentazione è quello che vi faccio vedere adesso. Bene, grazie, grazie. Non rispondete alle domande, quindi? Allora stiamo aspettando le domande? Le avete fatte? Sì, ma l'intervento è finito, potete andare, grazie. Va bene. Adesso, allora, vi siete... possiamo fare le 11. Ma avete dimostrato che è chiaro a chiunque. Ok, va perfetto. Sì, per me non va. Potete scendere. Problema. No, non le sanno fare domande. Quello che è successo è che, nonostante la premessa dell'essere aperti a domande, dibattiti, alla possibilità di rispondere a chiunque, in realtà le domande non le abbiamo potute fare. Nessuno ha potuto porre quesiti o domande al termine della presentazione di questi libri. E tutto questo è veramente molto spiacevole. Molto spiacevole per il dibattito intellettuale che dovrebbe esserci attorno ad un tema complesso come quello del processo Yara Gambirasio, che ha visto condannato Massimo Bossetti, ma molto spiacevole anche per un evento culturale che dovrebbe fare proprio del confronto il suo perno. Ma volete sapere qual è la cosa più assurda e pazzesca di questa vicenda? La cosa più pazzesca è che, come avete sentito, il signor Fabio Mondadori all'inizio della presentazione ha detto che Murcia, la casa editrice, non voleva che l'evento venisse ripreso. Ebbene, le cose non stanno così. Perché l'organizzazione del Fara Noir, che tra l'altro ha preso le difese mie e del mio lavoro, come sentite in sottofondo, ha contattato Murcia per chiedere spiegazioni su quel divieto alle riprese. E quello che è saltato fuori è che la casa editrice sostiene di non aver mai preso un'iniziativa del genere e anzi si dissocia da tutto ciò che è stato fatto in suo nome, specificando che vietare le riprese non rientra nelle loro consuetudini. Lo credo bene. La casa editrice evidentemente doveva avere tutto l'interesse a far pubblicizzare i suoi prodotti anche attraverso le riprese, quindi il conseguente inserimento in un reportage delle presentazioni pubbliche dei libri che la riguardano. Se c'è stato quindi un tentativo di impedire la ripresa di questa presentazione, questo non dipende evidentemente dalla casa editrice, ma forse dipende da qualcun altro. Io di fatto avrei voluto avere soltanto delle risposte ad alcune domande che mi sono venute leggendo questo libro circa alcuni fatti riportati che a me non hanno convinto per niente. Purtroppo non l'ho potuto fare e quindi questa occasione è andata perduta dal punto di vista del dibattito, che secondo me invece è necessario e ci dovrebbe essere
attorno a una vicenda come quella che vede Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Così sono andate le cose in questo caso, è stato spiacevole e noi ci vediamo alla prossima puntata sperando che sia un'occasione migliore. Ognuno poi si potrà fare la sua opinione con ciò che ha visto e sentito in questa sede. Grazie a tutti e alla prossima.